Una serata di promozione del volontariato all'insegna della testimonianza e della buona musica. Venerdì 12 maggio alle ore 18:30 presso il Cinema Pacifico a Sulmona, il Centro di Servizi per il Volontariato della provincia dell'Aquila, insieme al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato Regione Abruzzo e del Comune di Sulmona, organizza l'evento dal titolo I Giovani ed il Volontariato. Ci saranno interventi introduttivi. La serata proseguirà con le testimonianze di alcuni ragazzi impegnati in attività di volontariato presso alcune delle tante realtà che animano il panorama dell'associazionismo Peligno, intervistati da William Di Martino. L'evento culminerà con lo spettacolo Buonasera brava gente, l'incontro concerto scritto e interpretato da Beppe Frattaroli. Buonasera brava gente, grazie d'essere venuta. Io vi canterò gli umori di una vita che è passata. L'amore è solo l'amore. Il tema affrontato è quello del discernimento delle voci del cuore al fine di riconoscere e liberarsi da ciò che crea scompiglio e disordine all'anima, scrive appunto Frattaroli a proposito del suo spettacolo. Buonasera brava gente, uno spettacolo di circa un'ora, un'occasione di alcuni tratti anche divertenti per riflettere su tematiche che il mondo moderno va sempre più trascurando. Lo spettacolo è stato presentato qualche mese fa a Sulmona, limitatamente ad alcuni amici, e poi portato già in molte sale italiane con grande successo. Io vi voglio raccontare di qualcosa che ho capito quando mi son denudato del mio sterile vestito. Come è noto, Frattaroli è nativo di Bugnara. Possiamo dire con orgoglio che appartiene al nostro territorio. Ha alle spalle una carriera di musicista, cantautore, arrangiatore, compositore di musiche per teatro, cinema, rassegne letterarie, musica leggera. Tra le sue numerose collaborazioni si ricordano quelle con Enrico Montesano. L'incontro con Montesano è stato certamente un momento importante per la sua carriera artistica. E poi Ugo Pagliai, Paola Gassman, per i quali ha composto ed eseguito in scene musiche per spettacoli teatrali. Ha inoltre curato le musiche di prestigiose rassegne letterarie, di poesie e pubblicazioni, collaborando con Sergio Zavoli, Dacia Maraini, Puppi Avati, Henry De Luca. Nell'aprile del 2015 ha inoltre avuto l'onore di cantare per Papa Francesco in Vaticano. Amore è solo l'amore. Dobbiamo affidarci a qualcosa di più grande. Buonasera brava gente, grazie ad essere venuta. Io vi canterò gli umori di una vita che è passata.